Ciao a tutti e benvenuti in questa live della Kaizo V. Ciao, ciao, come state? Benvenuti, è tornata on la Kaizo! Woohoo, yay! Benvenuti, oggi un po' di cazzo venoso. So che vi piace, a me non piace, nel senso che poi vado in soggezione perché uffa. Guarda che bello quel celebrity, si muove in maniera assolutamente naturale, non sembra che sia un manichino mosso da un filo sopra. Vediamo un po' il da farsi. Centro. Slaking, non è centro evidentemente. Axorus contro Slaking. Vai, che devi fare? Cos'è? Gastroacido. Vabbè, Ornn lì c'è letteralmente bannata. Allora, non penso di dovervi dire che lo trastiamo. Questo è un ottimo Pokémon. Ovviamente dovrebbe prendere qualche mossa in più. Però diciamo che Headbutt, Chatter e Magma Storm come punto di partenza non sono proprio rivoltanti. Hai Download che ogni turno mi boosta l'attacco di uno e mi rende molto forte in un attacco. Certo, manca la coverage. Godo, mossa, Swift, bravo. È un'altra speciale, preferivo una fisica, ma va bene così. Ora la situazione è divertente, non ho più attacco speciale. Lui è più veloce, ma solo perché sta facendo Ally Switch prioritario. GG, situazione molto strana quella che si è venuta a creare, ma ne siamo usciti. Siamo veramente conciati con la coverage, raga. Ok, non me ne frega un cazzo, muori, ma non ci crederò mai. Muori. Non darà coverage questa, ma chiamo di portarla a casa. Allora, intanto, ho tirato su una Yapapa. E ho anche una Fiji. Noi siamo natura neutra, quindi le bacche vanno bene tutte. Se continuiamo a beccare tipi roccia, ragazzi, non si va da nessuna parte. Abbiamo bisogno di matchup un po' più favorevole. Ma non si possono segnare le cose sul tracker, ragazzi. Non è che ci posso far molto. Ok, Keldeo, meno special defense, più difesa fisica. Virizion. Se mi mette contro un altro leggendario, ragazzi, io, vabbè, si ringrazia perché se non altro, qua Chatter è per 4. Ok, siamo da Petra. Cioè, siamo da Petra. Siamo alla palestra. Ok. Metti alla Rare Candy 23, portiamoci a casa sto leveling. Vediamo un po' come va. Special attack boostato. Ironicamente posso starci perché non solo posso tirare Fiery Dance e boostarmi un'altra volta lo special attack. Insisti. Oh, cazzo. Non è che posso far molto qua. Ok, mossa, safeguard, no? Ho suonato per sicurezza una pozioncina, me la tiro. Perfetto. Fiery Dance, altro boost. Nice. Scoppiata qui, eh? Questo è un out, come Cristo comanda. Abbiamo un Pokémon quasi forte. Assurdo, vero? Nessuno l'avrebbe mai detto. Ecco, unica cosa, Axorus, davvero, sulla coverage, eh? Un po' di miglioramento lì. Se perdo questo Pokémon, il Rosic inizia a essere potente. Mamma mia, tanto abbiamo livellato prima di Petra, quanto poco post Petra, eh? Questi allenatori qua erano decisamente imbarazzanti. Mossa. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Secondo me non serve, sono d'accordo. Togliere Swift ci toglie PP utili. E comunque questo qua è un Pokémon che mi sembra stia andando più sulle speciali con Fiery Dance. È vero che siamo mezzo lenti, quindi potrebbe aiutare. Ne abbiamo di PP, raga, ne abbiamo 45. Metti che le prossime mosse sono tutte fisiche. Pensierino a quel punto magari ce lo faccio. Certo che avere anche Fiery Dance lì è tutto abbastanza infame, devo dire. Poi è chiaro che se becco una mossa forte fisica la levo, eh. Wow. Cazzo, ma come Snow Warning, mio tuo, porco tuo. Ok, bene. Bene, dungeon clearato. Ora palestra di Rudy. E vediamo che succede. Abbiamo altre bacche utili in generale? Petagna Berry, non è male. Va bene, dai, palestra, non è che c'è molto a fare qua. Prelum, cosa busta? Special attack, killa con Chatter. Mossa. Raga, dentro su Diddens Leaf Tornado. È una coverage. Dentro, dentro, dentro. Rudy. Archeops, ci busta l'attacco fisico, perfetto. Già partiamo male. Prova a vedere comunque cosa fa Headbutt. Lui missa Bone Club. Tanca tutto. Mi ha missato la qualunque. Punto a boostarmi lo speciale. Sta missando e basta lui. Ok, danno non è esagerato. E mi sono boostato molto bene con. No, non missare. Ok, lui missa a posto nostro. Top. Sì. Sì. Rescerà molto rapido. Non ci credo, è missato. Sei un coglione. Sì.
Nice. Ok, MT non è bull cap. Cioè, frega un cazzo. Fiery Dance è molto forte. Sì, sì. Peccato se questo Pokémon fosse un filo più veloce, sarebbe veramente il GOAT. Fiery Dance, raga, è evidentemente la mossa più forte di questa Kaizo. Col Broski ci ho parlato. Possiamo anche togliere la Petagna Berry, secondo me. Decisamente comodo. Pachirisu, meno difesa. Tutti i Pika Clone avranno la stessa lore. Buono. Sarebbe proprio da trovare, raga, una mossa fisica che faccia coverage da mettere su Leaf Tornado, eh? Può anche su Chatter, però... vediamo. Però una mossa fisica in più ci darebbe una gran mano, raga. Nickname. Questo è un drago che scarica con download. Questo è un drago matto che scarica robe. Che cos'è? Create a nickname for my Haxorus who is a dancer and dance like a tornado. Vediamo che si inventa. No, Dio buono. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chat GPT è peggio della mia chat IRL. Draco Twist. Fa cagare la merda, ma fai vomitare. Cazzo, è stentato! Danza, quinta gen, Drift Veil City è un drago. Ma è ovvio, è femmina, non mi interessa. Cazzo, è ovvio. Ma certo, ma per forza. Proprio palese, come ho fatto a non arrivarci? C'è tutto. Quinta gen, drago, è danza. Non credo che José Mourinho sia un nickname con la lore che voglio, ecco. Ma mi assicuro sempre che non ci sia un cazzo. Minchia, c'è la lotta con Vera ora. Oh, oh, e questo mi interessa sapere. Headbutt, scoppiato. Fiery Dance. Minchia, pazzo questo. Altra Fiery Dance. Penso proprio che piggerò Fiery Dance. Ma credo che piggerò Fiery Dance. Easy. Grazie, Vera. Campionessa del cringe. Qua ti direi che taglio di qua a sto punto. Meloetta. Dio. Ok. Ok, che il Dio sappiamo già che è meno special defense più difesa. Finalmente possiamo giocarci questa carta. E tirerei Chatter. Top. Oh, questa è la grotta di Eaglet. Così, raga. A sensazione, ma è una mia sensazione, non lo switcherei in grotta Diglett. Qual è il record fino ad ora? È proprio la famiglia Vinci che stiamo per andare ad affrontare, ragazze. Comunque una 95, ragazzi, quando è in mano a me, al magico potere di trasformarsi in una 2 di precisione. Bene, out dal dungeon. Ok, dai, giusto un Enigma Berry. È il momento dei Vinci, ragazze. Meloetta. Cerchiamo di capirlo. Ah, lui traccia download, ok. Mori. E mori. GG. Mamma mia, però, cioè, anche meno, ragazze. Fiery Dance. Top. Altro leggendario in lead. Perfetto, va bene. Grudge, merda. Tira Chatter. Tra tutte preferisco perdere Chatter. Ok. Altro leggendario in lead. No, questo è semplicemente un alieno impazzito e incazzato col mondo. Va bene. Signori, personal best compiuto. Famiglia Vinci superata. E chi glielo spiega questi? Fammi fare un po' di pulizia dell'inventario. Bene, vediamo un po' Oxorus che abbiamo da fare. Minun. Ah, coerente se non altro. Gioco Fiery Dance. Senza rischiare troppo. Qui sempre Fiery Dance. Ok, non vorrei usarli troppo, ma... sono 5 allenatori. Un bel BB Max su Fiery Dance sarebbe proprio bello. Sì, però la situazione è quella che è. Vai di Fiery. Wow, no burn. Incredibile. Senti, mi basta un boost. Ne voglio cercare un altro. Magari lo cerco sul prossimo. E risparmio la mossa. Perfetto. Ok, ottimo. Meglio di lui non c'era nessuno. Chatter. Ha tankato, no confusion. Top. Beh, il nostro attacco speciale è talmente alto che penso che convenga. E invece il cazzo conviene sempre headbutt. Mamma mia, impressionante quanto è scarso questo. Sotto Sunny Day Fiery Dance è letteralmente intoccabile. Terza palestra, scoppiata. Bene, da qui in poi non ho idea di che cosa mi troverò davanti. Quindi sono abbastanza gasato. La mia prima run seria della Kaizo V. Eccoci qua. Moriremo al prossimo allenatore. Suppongo dungeon. Yes, si apre tutto di qua. Ah, si collega con il... ok, si collega un po' con il monte opzionale. Del dungeon. Questo qua aveva meno special defense. Fai Chatter. Minchia. Ok, mossa. Ma vattene a fanculo. 1, 2, 3. Sì, sì, ho fatto tutti. Oh, oh, oh. No, eh. Che cazzo è sta roba? Dai, oh. Ma perché mi si è disconnesso il controller fondamentalmente? Mi stavo per incazzare come un mostro perché sarebbe la seconda run scammata. Ok, prossima cosa che livello è? 58. Minchia, Zapdos, ragazzi. Ci siamo tornati in carreggiata, boys. Ah, ok, la shortcut classica di Pokémon Smeraldo. E questa immagino sia la shortcut per andare su sul Monte Camino. Ok, ok, figo, 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 figo. Ok. Ah, e riesci proprio da qua. È lui? È lui il Montanaro? No. Comunque in tutto questo non abbiamo più beccato cura una certa nel gioco. Santo Dio. Santo Dio. Santo Dio. Fai sempre di Fiery Dance, va bene così. Bene, minchia ragazzo però. Ok. Aggressivo sto Montanaro, cazzo.
Giù. Giù era già morto di headbutt. Perfetto, evidentemente. Questo ha meno HP. Sì, direi che è un dungeon sto posto. Non l'ho neanche chiesto, ma... A parte che è un dungeon abbastanza breve, a meno che non l'abbiano aumentato. Porco, ma porco, Dedi, mi si è scollegato il controller. Ma neanche il mio controller ha avuto problemi, è la prima volta che mi capita nella Kaizo of You una roba del genere. Ok, giù di qua immagino, no? Leverage, fiammetta immediata. Ok, palestra. Vabbè, immagino si tiri dritto e questi qua vengono fuori facile. Fiammetta. Vai. Explode, ok. Meno special defense, più def. Vai di Fiery Dance. Vai di Chatter. Vai di Leaf Tornado. Top. Raga, però, cioè... mi confondono sempre. Che vi devo dire? Imposter nerfa download a livelli estremi, eh? Nada, raga, abbiamo perso. Posso provare a farlo flinciare? Boh, imposter è veramente loose condition con download. Perché lui si pesca il tuo boost più il suo boost. Questa è una situazione per cui io avevo il boost sulla statistica sbagliata e lui su quella giusta. Non c'era niente che potessimo fare. Questa era persa al 100%. Poi ovviamente, ragazzi, c'è Chatter confonde sempre quando attaccano gli altri. Sempre. Vabbè, è stato comunque un bel try.